Con la delibera del 24 febbraio della Giunta regionale siciliana, Caltanissetta viene inserita nella zona sismica 3, secondo l'ultimo aggiornamento della classificazione sismica del territorio regionale. A darne l'annuncio tramite social l'assessore Marcello Franciamone, ma anche il primo cittadino nisseno che si riferisce soprattutto al centro storico. Finalmente, scrive, anche gli edifici pericolanti del nostro amato centro storico potranno avvalersi di un incentivo di 96.000 euro per unità abitativa. Un risultato raggiunto grazie ad una sinergia tra vari soggetti interessati, a partire dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Caltanissetta, che ha presentato uno studio effettuato dalla Commissione Geotecniche e Strutture, coordinata dall'ingegnere Michele Privitera. Mesi di lavoro in cui lo stesso Ordine ha anche partecipato ai tavoli tecnici, indetti dal Dipartimento regionale della Protezione Civile. A passare in zona 3, oltre alla città di Caltanissetta, ci sono anche alcuni comuni vicini, come San Cataldo. Noi abbiamo iniziato mandando una lettera, il nostro consiglio, il consiglio dell'ordine, allora presieduto dal ministro Cannizzaro, ha inviato una prima istanza al governo regionale, agli assessorati competenti. Questa nostra segnalazione è stata subito raccolta dai comuni, in primis dalla giunta Gambino, anche l'ordine degli architetti ha subito sposato l'iniziativa, presieduto da Piero Campa. A seguire tutti gli altri comuni, è intervenuto pure l'ANCI e anche c'è stato l'interessamento successivamente dell'Ordine Ingegneri di Agrigento e di tutta la consulta regionale ingegneri. A testimonianza della bontà dell'iniziativa e dei risvolti che avrebbe avuto, c'è stata una larghissima condivisione. Mi perdoneranno le persone che dimentico di citare, perché realmente c'è stata una grandissima collaborazione da parte del territorio. Sicuramente c'è stata una grande collaborazione dalla società civile perché soprattutto per le nostre latitudini, insomma, parliamo di città che soffrono una depressione economica da anni e permanente, queste sono delle bocche d'ossigeno perché si potranno ristrutturare, diciamo, anche in chiave sismica, quindi con uno sguardo alla firmitas di questi immobili, oltre che all'efficienza energetica, aumentando la durabilità delle abitazioni e soprattutto la stabilità. Noi sappiamo, per esempio, per quanto riguarda il nostro centro storico, c'è un patrimonio edilizio che si sta via via disperdendo per i crolli nei quartieri di provvidenza. Ora i proprietari hanno un'autentica opportunità, potranno beneficiare di questa misura. Ovviamente dovranno rivolgersi a tecnici qualificati che compiranno delle analisi, al termine delle quali si potranno avviare tutti i meccanismi fiscali che sono previsti dal legislatore. Di fatto il passaggio dalla zona 4 alla zona 3 non comporterà un aggravio in termini di calcoli di cemento armato per il futuro. Appare quindi una modifica di natura formale, ma in realtà consentirà alla cittadina, a tutti i cittadini di beneficiare di questa misura.